a tutti belli e brutti, io sono molto bello e siamo qui per fare il del Rochester 3-0, un partitone per questa Roma, continua a stupire, a fare punti, lottando con il gruppo, con la fame, con tutto quello che è necessario, con tutto. Veramente una partita da 10 per molti, secondo me da 10 della Roma, una partita sofferta in fase difensiva perché abbiamo fatto qualche errore, in fase offensiva siamo esplosi completamente, soprattutto c'è da fare il merito ai Sharawi, ma anche a Di Francesco, comunque per tutti, per Di Francesco, per il gruppo, quindi per tutti quelli che hanno giocato, che hanno sofferto per la Roma. Anche Gerson, Juan Jesus, che comunque sono quelli che forse la gente non apprezza, apprezza di meno. E invece si sono dimostrati, soprattutto Juan Jesus, anche Gerson comunque ha fatto una grande partita, una buonissima partita. Quindi si è dimostrato un buonissimo calcio, soprattutto al prossimo lastro. Comunque dopo l'infortunio non poteva giocare per provare, però poi comunque la prossima giornata contro la Fiorentina sicuramente giocherà, credo, molto probabilmente. Allora, come già vi volevo dire, insomma, abbiamo giocato una grande partita, gli aspetti, l'aspetto difensivo, offensivo, l'aspetto di palleggio, comunque qualche errore ci sta, ma la Roma è fatta così. Però ce ne sono stati molti di meno dell'andata, quindi comunque siamo migliorati anche là, e poi abbiamo spinto tantissimo, non ne abbiamo fatto muovere, recuperavamo palla ogni 3x2, veramente una Roma fantastica, leggendaria, una Roma perfetta per una cosa, il divertimento, guardare questa Roma è bellissimo, un gioco molto molto migliore secondo me degli ultimi anni, il gioco migliore degli ultimi anni, secondo me. Continua così, si avvicinerà a quello di Ranieri, secondo me, Ranieri 2010, avendo un gioco spaziale che si muoveva per tutto il campo. Quindi sono felicissimo, godo a spruzzo. Adesso passiamo alle pagelle. Allora, Alisson 7. Allora, ha fatto una partita, non vi posso dire, cioè ogni tiro che faceva Alisson si acciuccava così, la prendeva, cioè mi faceva tutto il tempo di che arrivano notifiche a cazzo. Però comunque godo a spruzzo. Niente, dopo insomma continuiamo lì. Quindi Alisson veramente ha parato il mondo, soprattutto una parata che veramente è proprio da Dio, e le altre comunque si acciucca, la prendeva e non mi faceva sclerare. Poi in difesa Juan Jesus 7, e lo stesso per Fazio, cioè veramente hanno retto la difesa in un modo veramente tantissimi palloni buttati in avanti, che poi hanno favorito grandi azioni, quindi assolutamente Fazio, Juan Jesus da 7. La fascia destra Florenzi da 7, anche lui, un partitone assurdo, si dribblava mezza difesa e poi la metteva in porta. Niente, cioè, si dribblava tantissimo, poi scattava sulla fascia, aveva un sacco di incursioni, cioè faceva un sacco di incursioni, veramente ha giocato una partitone. Poi abbiamo naturalmente sulla fascia sinistra Colaro, 6. Non mi è piaciuto, a dire la verità, ha fatto un po' il compito, soprattutto in fase offensiva, in fase difensiva, ha perso molti palloni, quindi assolutamente, da 6, compitino, quello giusto, che comunque consacra la Roma. Secondo me è anche il peggiore in campo, perché poi vedrete. De Rossi, 7, assolutamente, partitazza, recuperava palloni, li offriva agli attaccanti, assolutamente, ci va. Strootman 6,5, ha giocato una grande partita, però non mi sei, anche se 6,5 sei, però più di Colaro, secondo me. Quindi è stata una buonissima partita, ha fatto cioè, ha
fatto lanci per le sponde di Jericho, che sicuramente ci va. E dice, quindi lui, sì. Poi Nainggolan 7, cioè lo amo alla follia, tirava palloni, sì, tirava, metteva in difficoltà i difensori, faceva cross in mezzo, veramente spaziale questo di Nainggolan, anche se non ha segnato, volevo che segnasse, va bene. Poi in attacco, allora qui passiamo ai pezzi caldi. Iniziamo da quello che mi è piaciuto di meno, cioè il gioco 7. Cioè, capite, quello che mi è piaciuto di meno 7 in attacco. Veramente un partitone di Geco, soprattutto per rispondere, l'unica cosa che non ha segnato, però non è un grandissimo problema, perché fa risponde comunque tanto a roba, fa risponde per attaccanti, per esempio Shaarawy, ma anche Perotti, quindi anche centrocampisti come Nainggolan, Strootman, che si possono inserire, anche Terzini, Kolarov e Florenzi, quindi sicuramente una grandissima partita. Soprattutto la sponda del gol di Shaarawy. Poi Perotti 7,5. Al di là del gol, che è stato bellissimo, come una rasoiata, una castagna di là, una castagna all'angolo, veramente un partitone. Ma non solo per il gol, ma anche per proprio l'anima che ci ha messo Perotti. Cioè veramente sì. Ha retto il gioco d'attacco. Non si vedeva, però teneva tutti i difensori, cioè Dzeko teneva tutti i difensori e lui si inseriva tante di quelle volte, veramente attacco fantastico. E Shaarawy 8,5, un partitone sotto tutti i punti di vista, un partitone. E Shaarawy che segna il suo secondo gol in Champions, ne fa due, quindi il secondo, perché ne segna solo due, cioè questi qui, in Champions. E veramente si consacra come un grandissimo panchinaro, ma anche un grandissimo attaccante. Panchinaro, ma anche giocatore chiave. Quando lo metti titolare fa sempre, da sempre, il massimo. Cioè, non potete dire di... Adesso passiamo a Di Francesco, 10. Che allena. Guarda. Io sapevo, io ho sempre creduto in lui, diciamo la verità. Gli altri dicevano che proprio quello che è stato il mercato ha fatto schifo, invece Di Francesco, secondo me, è stato il migliore acquisto insieme a Coro, per ora. Cioè, veramente Di Francesco è stato un catalizzatore di questa nuova Roma, è un catalizzatore di questa nuova Roma. E quindi 10. 10 per questa partita, che questo regalo che ci hai fatto, assolutamente da 10. E niente, hai fatto comunque dei cambi azzeccati, hai fatto molti cambi azzeccati a un gioco fantastico, in partenza, con l'anima, con il cuore, assolutamente, da 10. Ok, questo video finisce qui, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al mio canale. E naturalmente, volevo avvisarvi che questa settimana non uscirà la carriera, ma la prossima settimana uscirà, se raggiungiamo in questo video 5 like, uscirà sia lunedì sia giovedì, sicuramente senza il like. Poi un'altra cosa, volevo dirvi che non ho fatto molti video per tanto tempo delle commenti delle partite, mi dispiace, ma andavano a rilento i feed e quindi io non riuscivo a farli, cioè mi dispiace, avevo tantissime cose da fare. Solo il lunedì avevo tempo per registrare la carriera, quindi sicuramente